Quello di oggi è l'omicidio della maestra di pianoforte. Siamo nell'anno 1988 a Milano, dove furono commessi circa 30 omicidi. Il caso è più conosciuto negli annali della cronaca nera come il delitto del Rosolio. Clotilde Fossati viene ritrovata nel suo appartamento con la testa sfondata e con l'addome devastato da almeno una decina di coltellate. La casa dove vive da sempre, prima con i genitori, poi con il marito e infine da sola, è in corso di Porta Nuova 36, nel pieno centro di Milano. Milano è la città dei Navigli, del Duomo, della sua Madonnina, della vita frenetica. La Milano da bere di quei tempi, ma anche la città dei clochard, una città da mille colori e varie sfumature. L'appartamento di Clotilde Fossati è al secondo piano e da qualche tempo ormai era rimasta come l'ultima inquilina, perché l'immobiliare del palazzo ha notificato lo sfratto a tutti gli abitanti dello stabile. Ha una doppia porta, la prima è blindata e la seconda è a vetri. L'accesso all'abitazione è consentito solo a poche persone, la sorella Maria, la nipote Marisa e la donna delle pulizie. Clotilde Fossati è un'insegnante di pianoforte, ha 80 anni e vedova, e per integrare la pensione del marito impartisce ancora lezioni di pianoforte, però presso le abitazioni dei suoi allievi, in quanto è molto restia a ricevere delle persone. È sempre ben vestita e curata, ha molte amicizie, è una donna molto dinamica ed è ben voluta da tutti. Clotilde però ha un solo cruccio, non vuole lasciare la sua casa, i suoi ricordi, i suoi affetti. E questo fatto la turba e preoccupa molto. Palazzo in quel periodo è circondato da impalcature. Gli operai sono impegnati nella ristrutturazione dello stabile. Qualche mese prima della sua morte, qualcuno era entrato da una finestra dell'appartamento di Clotilde Fossati rubando 300.000 lire. Dopo questo evento, la Fossati aveva fatto mettere delle assi di legno a tutte le finestre, blindata nel suo appartamento con la luce perennemente accesa, e viveva nella paura, sola, anziana e in quell'immenso stabile. Clotilde Fossati non era ricca, era appena benestante, pochi soldi sul conto corrente, qualche gioiellino e una cassaforte collocata dietro un quadro semivuota. E una donna diffidente avrebbe aperto la porta blindata solo a chi conosceva. Ma veniamo a quel giorno. A dare l'allarme è la nipote della donna. Non sentendola per due giorni teme si possa essere sentita male. Avvisa i pompieri con la certezza che la porta debba essere sfondata. Sente che qualcosa non è. C'è qualcosa che non quadra in questa storia. Invece no, la porta blindata è accostata, l'appartamento in perfetto ordine, non c'è nessun segno di colluttazione e nel centro del salotto giace il corpo massacrato di Clotilde Fossati. Sulle pareti schizzi di sangue, c'è una bottiglia antica, quelle che si usavano una volta, di rosolio, pesante, quella in vetro, con il tappo che ormai è caduto a terra, è sporca di sangue, un coltello insanguinato, un quadro tolto dalla parete e la cassaforte presenta tracce di sangue, quindi sono tracce di sangue ovunque, dalla bottiglia che probabilmente è l'arma con cui è stata tramortita e poi col coltello è stata colpita più volte. Viene tolto il quadro perché il ladro o l'aggressore sa che lì c'è una cassaforte. Sul tavolo ci sono due bicchierini di rosolio, quindi quei bicchierini da liquore, un portacenere con due mozziconi
sigarette marca Marlboro, però Clotilde Fossati non fumava. La domestica aveva svuotato il posacenere quella mattina. Ci sono segni di sangue nel lavandino della cucina e l'omicida si è lavato. Alle ore 11 la donna è ancora viva, certamente, perché la domestica a quell'ora ha terminato le pulizie e la saluta. Quel 12 giugno 1988 le luci illuminavano il cadavere della maestra di pianoforte, colpita al torace e all'addome dopo averle sfondato il cranio. Giace in posizione supina. Così fu trovata dai vigili del fuoco Clotilde Fossati, vedova San Di Rocco, classe 1908. La sua morte apparentemente assurda colpisce per l'orrore. Ora, con le tecniche odierne, forse oggi l'assassino avrebbe un nome. Siamo però nel 1988 e quei reperti, come accade purtroppo molte volte, non furono conservati. Le indagini sulla morte della maestra di pianoforte seguirono l'iter di quel tempo. Controllati gli alibi, le testimonianze non approdarono a nulla. Il lunedì, dopo la sua morte, avevo un appuntamento per andare a vedere un appartamento in Corso Como. Se avesse trovato casa per l'impresa che aveva acquistato l'immobile, sarebbe stato un sollievo. Avrebbe potuto consegnare le chiavi al legittimo proprietario. Proprietario che minacciava una causa per recuperare la caparra versata, cioè pari a 525 milioni di lire, stanco dei continui rinvii. Perché Clotilde Fossati non voleva lasciare l'appartamento. L'ultima persona che parla al telefono con Clotilde Fossati è una volontaria di un centro sociale che si occupa appunto di sfratti. Siamo a venerdì 10 giugno alle ore 12.30. Due giorni prima, del ritrovamento del cadavere. Il geometra che è responsabile dell'impresa quel giorno ha un colloquio burrascoso. L'argomento della discussione è la data del rilascio dell'appartamento. Da questo momento nella casa di Clotilde Fossati cala il silenzio. Il suo pianoforte non suona più e salta una lezione senza preavviso. Lei è molto precisa, meticolosa. Non risponde più al telefono. La cercano sua sorella Maria e sua nipote. L'appartamento è in un silenzio surreale. Ci sono le luci accese e tutto intorno è silenzio. Il mattino seguente la lavandaia posa un sacco con la biancheria pulita vicino alla porta. Nota che l'uscio è aperto, quindi dopo la porta in legno c'è una porta successiva a vetri e qui deposita il contenitore. Spesso, dichiarerà la lavandaia, la Fossati lasciava la prima porta aperta. Anche adesso, nonostante 13 operai si aggirino sui ponteggi, nello stabile, indisturbati, la lavandaia non sa che Clotilde Fossati giace a terra morta da quasi un giorno. Uccisa, con particolare odio e accanimento, visti gli schizzi sulle pareti. Sono spariti da casa sua la borsetta di color grigio perla, un libretto di assegni e un mazzo di chiavi. Alle 14.50 di venerdì, un addetto della nettezza urbana trova la borsetta in un cestino di rifiuti, poco distante dall'abitazione della donna. Quindi il delitto è già stato compiuto il venerdì. Quindi ricapitoliamo, alle 12.30 Clotilde risponde al telefono, alle 14.50 viene trovata la borsetta. In questo lasso di tempo è avvenuto sicuramente l'omicidio. Qualcuno suona alla porta della maestra di pianoforte, lei si fida del suo assassino, apre la porta, gli permette addirittura di fumare due sigarette, gli offre un bicchiere di rosolio. Poi cosa accade? Cosa scatta nella mente dell'assassino o degli assassini? Perché? Chi è la persona che entra?
Sicuramente poi sporco di sangue scappa. A quell'ora la via è affollata. Gli indizi cadono su di un operaio, Antonio G., 42 anni, originario di Trani. È l'unico operaio rimasto per l'ora di pranzo nel palazzo. Prima nega di conoscere la Fossati, poi ammette di essere stato a casa sua per fare dei piccoli lavori. Il suo alibi è vacillante e contraddittorio, però il pubblico ministero Corrado Carnevali non ritiene di avere indizi sufficienti per effettuare un fermo. Viene fermato invece uno dei figli della domestica. Frequentava brutti giri, si diceva a quel tempo, e conosceva la signora Fossati fin da quando era bambino. Viene notato da qualcuno un motorino da Pony Express parcheggiato sotto l'abitazione di Clotilde Fossati durante l'ora presunta del delitto. E il ragazzo che lui conosceva, che lei conosceva da bambino, quel ragazzo lavora proprio come Pony Express. Nessun vicino però lo nota personalmente nella zona dove era molto conosciuto, e quindi anche questa pista non approda a nulla. Ma vediamo i possibili moventi di questa storia. Il primo movente potrebbe essere la casa proprio. Forse qualcuno aveva interesse ad avere la casa libera al più presto. C'erano in ballo 525 milioni di lire. Quindi discute con l'anziana signora, che rifiuta per l'ennesima volta di andarsene, la uccide inscenando un tentativo di rapina. Il movente successivo potrebbe essere l'eredità. La Fossati però lascia un po' di soldi e un'assicurazione sulla vita. Gli eredi sono sua sorella e i due nipoti. L'ultimo movente potrebbe essere la rapina. L'assassino trova la cassaforte ma non la apre. Un rapinatore non sarebbe però stato invitato a bere un bicchiere di rosolio, non credete? L'omicidio di Clotilde Fossati finisce così tra i casi irrisolti. Quello che oggi sarebbe possibile analizzare con la prova del DNA è stato distrutto, come, ripeto, accade tante volte. Però, lo sapete, un delitto non va mai in prescrizione. Cale il sipario sul delitto del rosolio. La Milano di Clotilde Fossati ora è una metropoli multietnica, sicuramente meno romantica e piena di contraddizioni. Clotilde Fossati non ha ancora ottenuto giustizia, quindi un assassino cammina tra noi in un silenzio che uccide.